io lavoro qua dal 2010 con la direzione dei lavori, progettazione, tutto, anche le visite, quindi faccio praticamente tutto, la parte più impegnativa è la parte della sicurezza, quindi siamo comunque in una zona molto pericolosa, ma faremo un percorso che non dovrebbe avere pericoli, anche con l'aggiunta di magnesio e ferro in piccolissime percentuali. I due bacini si estraggono quattro fripi principali di marmo, ecco, si chiama marmo, lo chiamiamo marmo dal punto di vista commerciale, naturalmente non è marmo che sarebbe una roccia metamorfica, si chiama marmo perché l'industria di questa mammifera lo chiamiamo marmo. Le rudiste di questo tipo possono avere anche dimensioni enormi. Io durante un abbattimento di abbancata abbiamo tirato fuori una rudista di 1,5 metri, così spessa. Quindi è chiamata Lumachella, ma è un nome completamente commerciale. Lasciamo stare questi due. Questo è ancora più triturato, molto chiaro, il Roman Stone. Si estrae sempre da questo bacino. Questo qui invece è Aurisina chiara, che poi può passare a Fiorito, Fioritello. Sempre nomi commerciali, tant'è che dopo vedrete le gallerie antiche dalle quali si estraeva, assolutamente difficili. Si lavorava in galleria e le gallerie adesso sono chiuse, non si può accedere, però dopo vedrete, quando le vedrete davanti, il pericolo a cui andava incontro. Girandole, sì. Per dire, siamo in presenza, abbiamo fatto il progetto, abbiamo dato molto alla fine e stanno già scavando. Non è che ha solamente il cappellaccio con fratturazioni, che abbiamo casca, fratturazioni molto fitte. Sa che non sono mai stato a dentro. No. 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 No
la prova. Amidi. L'alcolismo era una roba normale, l'euro che però finiva sempre l'economia circolare. Quindi meglio mostrarvi una roba.